Buongiorno a tutti. In questa lezione tratterò ancora più approfonditamente le equazioni di grado superiore al secondo. In particolare, tratteremo le equazioni trinomie. Trinomie perché sono equazioni che sono composte da tre monomi. Allora, guardiamo attentamente, farò alcuni esempi in maniera tale poi da poter farvi capire la teoria che c'è alla base per risolvere gli esercizi. Prendiamo un esempio: 3x alla sesta più 2x alla terza più 2 uguale 0. E possiamo subito notare che in essa, in questa equazione, compaiono le incognite x alla terza e x alla sesta, che tra l'altro sono multipli, ma io x alla sesta la posso scrivere come x alla seconda tutto elevato alla terza e analogamente x alla terza la posso elevare come x tutto elevato alla terza. Allora questo elevato alla terza per me può diventare una sostituzione. Cioè se io mi appoggio ad una variabile, a una lettera nuova, t, e decido che t è proprio uguale a x alla terza, a questo punto posso riscrivere 3x alla sesta come 3t quadro più 2x alla terza, x alla terza è proprio t, perché t alla seconda è x alla terza tutto elevato alla seconda, 3 per 2 mi ridà 6. E x alla terza è proprio t. Ma allora, generalizzando, possiamo dire, lo scrivo in rosso, va? Questa è una generalizzazione di questo tipo di equazioni trinomiche che possono essere risolte mediante sostituzione. In generale avremo un coefficiente a x elevato alla 2n più bx elevato alla n più c uguale a 0. Ovviamente nel nostro caso n, nel precedente esempio, n era proprio 3. Potrebbe essere 4, potrebbe essere 5, potrebbe essere 6. Adesso non ci interessa. Facciamo subito degli esempi. Allora, vado un po' più giù con la lavagna. Ok. Ricambio il colore e rimetto il nero. Ad esempio, si abbia l'equazione x all'ottava più 2x alla quarta meno 3 uguale a 0. Questa ovviamente è un'equazione di ottavo grado. E come si risolve? Bene. In questo caso n è 4, quindi potremmo dire che abbiamo 1, vi faccio tutti i passaggi così diventa chiaro, x alla quarta tutto elevato alla seconda più 2x alla quarta meno 3 uguale 0. E questa volta t a che cosa sarà uguale? Vabbè, adesso è semplicissimo. Abbiamo visualizzato x alla quarta, t sarà uguale proprio a x alla quarta. Andiamo ad effettuare la sostituzione. Quindi t alla quarta, scusate, dove sta la gomma in questa applicazione? Io sono in diretta e quindi vi chiedo scusa se nell'usare qualche programmino anche nuovo a volte magari ho difficoltà ad usare le nuove impostazioni. Quello che approfitto, insomma, di questa situazione per, insomma, dirvi che io cerco, insomma, per me è importante fare delle live. Per delle live intendo dire che le mie lezioni sono registrate in diretta e caricate direttamente su YouTube. Perché? Essenzialmente perché io penso che
Viviamo già in un mondo abbastanza finto, abbastanza, che si fonda abbastanza sull'apparenza. Ossia, non capite che non è reale il fatto, cioè lo diventa poi reale, il fatto che, che quando si guarda un video tutto sembra perfetto, non ci sono errori, non ci sono pause, non ci sono, cioè che in 2 o 3 minuti praticamente riescono a mandare 100, 200, 300, 400 segnali dei quali magari noi siamo pure poco consapevoli, cioè non ci rendiamo conto di quanto veniamo tempestati di messaggi che a volte poi ci mandano anche in confusione. E soprattutto non è un mondo reale quello dove non esiste l'errore, cioè quello dove praticamente ci si registra per 20 minuti, si cancellano tutti gli errori ed esce un filmato di 3 minuti. Cioè, e i 17 minuti che fine fanno? Cioè, qual è la vera identità di colui che registra e di colui che parla? Ecco, allora io penso che sia importante, sia fondamentale rilasciarvi l'autenticità della mia lezione con gli errori umani che io posso fare. Io sono il primo a dire che sbaglio. E non posso poi pretendere dagli studenti, dai miei studenti, che debbano essere perfetti. Cioè, non è un mondo reale quello in cui uno studente va alla lavagna, gli faccio 100 domande e lui mi risponde immediatamente, 100 volte bene, istantaneamente, sempre con il sorriso. Arriveremo tra qualche anno che lo studente, quando sarà interrogato, dirà: metti un like, metti il pollice in su e iscriviti al mio canale. Ma questo non è la verità, non è il mondo reale. Il mondo reale è un mondo fatto di dialogo, interscambio, chiamiamolo così, culturale, di conversazione, di messaggi, di feedback. Ossia, io parlo con lo studente nella conversazione. I messaggi, possiamo fare una piccola distinzione, scusate la digressione che faccio, però ritengo che sia molto utile, perché se le persone che guardano questi video no, pensano di poter imparare la matematica solo guardando questi video, si sbagliano altamente. Cioè, mi dispiace che si erano illusi, ma io desidero essere leale. Cioè, questi sono video di supporto, dei video che possono aiutare, ma dei video assolutamente non sostitutivi al rapporto reale che si ha con l'insegnante. Perché? Perché essenzialmente in una conversazione ci sono, adesso io per semplicità dico che la comunicazione può essere verbale, ho qualche problemino con la pennetta per cui ci sono dei lag e quando scrivo non viene, la scrittura non è perfetta, è paraverbale. La scrittura è verbale, la scrittura, la comunicazione è verbale e paraverbale. Che significa che quello che io comunico verbalmente è essenzialmente un 30% di quello che arriva alla persona, perché poi che cos'altro c'è? C'è la gestualità, c'è la mimica facciale, c'è il tiro, ci sono tanti parametri che hanno un ruolo importante, cioè la comunicazione paraverbale, ovviamente. Cioè, non prendete come valore assoluto quello che vi dico, però potrebbe avere un'incidenza del 60, 65, anche 70%, poi dipende ovviamente da tantissimi fattori. Quindi, che voglio dire con tutto questo? Voglio dire che quando io parlo con uno studente e lo studente mi guarda negli occhi, io già guardando negli occhi lo studente riesco a capire tantissime cose, se mi sta capendo, se non mi sta capendo, se ha bisogno magari di avere una spiegazione più lenta, se gli mancano i prerequisiti per comprendere quello che sto dicendo. Cioè, ci sono tutti questi fattori che ovviamente non possono essere tramandati e utilizzati attraverso questo tipo di tecnologia. Questo tipo di tecnologia è un tipo di tecnologia passiva, nel senso,
vi guardate il video, io cerco di farlo nel miglior modo possibile, mi lasciate qualche commentino, se vi serve qualche altro video io ve lo faccio, ve lo metto come supporto, ve lo carico online, cerco di aiutarvi e qui la cosa finisce. Però questo è completamente diverso dal creare un rapporto umano nel quale si instaura un canale di comunicazione preferenziale che ha anche bisogno di tempo, che ha bisogno di essere coltivato sistematicamente e che poi può sicuramente con tanta più facilità arrivare a goal, arrivare ad obiettivo. Invece qui, ovviamente, io vi presento un video che per quanto io possa cercare di farlo bene, ovviamente, è un video con tutte le limitazioni del video. Scusate, volevo fare questo piccolo appunto e quindi adesso continuiamo. L'equazione diventerà 2t alla seconda più 2t meno 3 uguale a 0 e evidentemente è diventata adesso un'equazione di secondo grado. Un'equazione di secondo grado in t. A questo punto, dato che il nostro Allora, il coefficiente A è 1, il coefficiente B è 2, il coefficiente C è meno 3. Perché lo dico? Perché tanto per cambiare usiamo la formula ridotta. La formula ridotta per trovare T1, 2 com'è? È meno B mezzi, così dai, non usiamo sempre le stesse formule, ogni tanto ve ne aggiungo una e diciamo che aumenta la conoscenza, meno b mezzi più o meno radice di delta quarti fratto a. Delta quarti quant'è? È b quadro meno b mezzi tutto al quadrato, ovviamente meno ac. Quindi delta quarti b mezzi al quadrato che diventerà b quadro quarti meno ac, quindi ho diviso tutto per 4, ecco perché delta quarti. Allora b mezzi è 1, quindi 1 al quadrato meno 1 per a che è 1 per c che è meno 3. Quindi 1 meno per meno è più 1 più 3 è 4. Il nostro delta quarti. Quindi T12 come diventa? Diventa linea di frazione. Beh, la frazione non serve perché già sappiamo che tutto fratto 1, 1 è l'invariante del quoziente, cioè dividere per 1 non cambia il risultato, e avremo meno b che è meno 1, più o meno la radice di 4 che è 2, e quindi T1 e T2, meno 1, meno 2, meno 3, meno 1 più 2 è 1. Quindi abbiamo trovato le soluzioni in T. E adesso dobbiamo però procedere alle sostituzioni, cioè avevamo detto che avevamo applicato la sostituzione che T era x alla quarta, quindi se T1 considerando che t è x alla quarta, t1 uguale meno 3, noi possiamo certamente dire che x alla quarta è meno 3. Ma qualsiasi numero elevato a un esponente pari sarà sempre positivo, cioè sarà sempre maggiore o uguale di 0. Non potrà mai essere negativo, quindi non c'è soluzione, non esiste. Non c'è soluzione reale, eh? X appartenente a R tale che x alla quarta è uguale a meno 3. Ok? È banale questo, ricordatevelo, eh? Non cercate soluzioni strane, cioè non, voi i numeri immaginari, la parte immaginaria, i numeri complessi non l'avete fatti, quindi per ora ci limitiamo a risolvere gli esercizi con gli strumenti che conosciamo. Ovviamente non vi meravigliate se vi dico che anche questo ha una soluzione, però
però non ha soluzioni reali nell'insieme dei numeri reali, e voi conoscete per ora l'insieme dei numeri reali, va bene? Poi T2 abbiamo detto essere uguale a 1, facciamo la sostituzione dove T era x alla quarta, quindi x alla quarta è uguale a 1. E ovviamente le quattro soluzioni, ok? Perché x elevato alla quarta, quindi abbiamo quattro soluzioni, di cui due coincidenti. Quindi avremo x1 uguale 1, x2 uguale 1, x3 uguale meno 1, x4 uguale meno 1, perché facendo la radice quarta, quindi dovremmo fare più o meno la radice di 1 e quindi abbiamo delle soluzioni in x che possiamo dire più o meno 1. Ok? Quindi badate bene, alla soluzione t uguale 1 non corrispondono, non ci sono soluzioni, è impossibile. Scusate, alla soluzione t uguale meno 3 non ci sono soluzioni. Quindi dà luogo a un'equazione binomia x alla quarta uguale meno 3 che per le nostre conoscenze, cioè che all'interno dell'insieme dei numeri reali, è impossibile. Quindi all'insieme, alla soluzione t uguale meno 3 non corrisponde alcun valore di x. Quindi in definitiva l'equazione di partenza, che è questa, ha come soluzioni, lo scrivo qua in grande, meno 1 e 1. Io vi ringrazio per aver visto il video. Sono contento di avervi detto anche qualcosa che vada oltre alla mera matematica, oltre alla parte esclusivamente nozionistica, e sono contento di avervi comunicato anche qualcosa in più. Allora, io come al solito vi ringrazio tantissimo per aver seguito il canale. Se vi piace, lasciatemi dei commenti, se avete richieste fatemelo sapere, richieste, se avete richieste particolari. Inoltre sono ben consapevole che a breve ci saranno gli esami di maturità e gli esami di terza media, quindi, quindi vi rinnovo l'esortazione a farvi avanti, a chiedermi consigli. Io sono qui a vostra disposizione. Se vi piace il canale iscrivetevi, ditelo anche ai vostri amici. E con questo vi saluto. Alla prossima, vi auguro una buona giornata.